Bello a tutti ragazzi, qua è Phoenix, benvenuti in questo nuovo video che, come avrete letto dal titolo, si occuperà del mio deck chiamato Extra Dragon, che è provvisorio. Appena avrò le carte giuste lo cambierò con l'occhi blu. Comunque ora passiamo a vedere appunto il deck. Bene, abbiamo cambiato l'inquadratura, ora vi mostrerò le carte partendo dal main, per poi passare all'extra e poi farvi vedere anche il side. Iniziamo con il 3x del drago bianco occhi blu. 3x anche per il drago di Alexandrite. E poi, per chiudere con i mostri normali, in monocopia il serpente galattico. Poi abbiamo il 3x della fanciulla con gli occhi di blu. Il 3x della pietra bianca della leggenda e un altro 3x di Kaibaman. Poi abbiamo drago acqua mistico e drago albero mistico, importantissimi per l'evocazione Xyz, e con lo stesso funzionamento abbiamo anche Radius, il drago mezzaluna e Parasect, il drago interstellare. E con i nostri abbiamo finito. Passiamo ora alle magie. Con un 3x del richiamo del reliquiario del drago, 2x del ritorno dei signori dei draghi, 2x anche per il pianto d'argento e sempre in 2x del buco nero. Poi abbiamo tutte monocopie, carta della consonanza, carica anime, fusione sostituto, vedrete dopo perché. Tifone spaziale mistico e rovine dei signori. Questa carta ha un nome lunghissimo, scusate. Rovine dei signori divini dei draghi. Poi abbiamo 3x di forza riflessa, 2x di abilità risolutiva, anche se me ne servirebbe un'altra. E poi richiamo del posseduto. Ora passiamo al side perché veramente ragazzi l'extra è tanta roba. Abbiamo due dissimulatori di affetto, un onesto, un spaventapasseri veloce, un dissolvitore da battaglia, un matematico, un artefatto chakram, un tributo torrenziale, un deflettore magico, un richiamo del posseduto, un catena demoniaca, Giara della dualità, mostro reincarnato, tattiche dragoniche e tifone spaziale mistico. E io giustamente colpisco tre piedi. Ora vi mostro il mio extra deck che è mostruoso. Iniziamo subito con il numero 62, Drago Fotonico Primordiale Occhi Galattici, mostruoso. Il Neo Galaxy Eyes Photon Dragon, ovvero il Neo Drago Fotonico Occhi Galattici. Numero 17, 2 Drago Tuono Finale. Numero 87, Regina della Notte. Poi questo, per quando si è messi alle strette, è ottimo. Il numero 88, Burattino Arnese del Leone. 2 Draghi Argento Occhi Azzurri. Drago Occhi Blu finale, che ragazzi, 4500 di attacco. Un attacco diretto di questo, sei finito praticamente. Poi aggiunto, perché appunto con le nuove regole va messo, giocato per forza un Link, io gioco il decodificatore trasmittente, ottimo perché mi libera ben due zone, però ne sblocca anche una all'avversario, comunque molto buona. E infine ho il Segna Signore dei Draghi. Ragazzi, se volete, anzi no, famosi, ora vi mostro anche le diverse tecniche di questo deck. Ragazzi, come avrete capito dal nome, questo deck si basa molto sull'utilizzo dell'extra deck. E come avrete sicuramente notato, la maggior parte delle carte del nostro extra deck è composto da Xyz, che sono questi. E quindi ovviamente la cosa più banale è fare le evocazioni Xyz. E come avrete notato, tutti i
tranne Drago Leviatano, che non useremo molto, che potrà essere evocato solamente utilizzando due Kaivaman. Sono tutti livello 8. Quindi la cosa più banale sarebbe evocare gli occhi blu. Ma essendo di livello 8 non è proprio semplice. Ma questo deck ha trovato la soluzione. Reliquiera del drago mi permette di mandare al cimitero un mostro drago, qualsiasi, dal mio deck. E in caso sia un mostro normale, mandare al cimitero un secondo mostro. Mando al cimitero un occhi blu. Poi mando al cimitero un pietra bianca della leggenda che mi permette di aggiungere un occhi blu alla mano. Che può sempre far comodo. Bene, ora abbiamo un drago bianco, occhio blu al cimitero. Cosa possiamo fare per riprenderlo? La cosa più banale sarebbe un richiamo del posseduto, ma se ha un tifone spaziale mistico ci frigge perché lo rimanda al cimitero. Per questo abbiamo due ritorno dei signori dei draghi che ci permettono di rievocarlo dal cimitero e soprattutto. Quando uno o più mostri vengono bersagliati in battaglia dall'effetto di una carta, cioè quando i miei mostri drago stanno per essere distrutti in generale praticamente, posso invece bandire questa carta e non si distruggerà niente. Quindi è molto buona perché ha un doppio effetto. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo pianto d'argento che mi permette di rievocare un mostro normale di tipo drago dal cimitero, cioè più specifica di così. Tanto mettiamo via le carte che vi ho già mostrato che servirebbero in queste combo, tranne un occhi blu perché almeno vi faccio meglio dimostrazioni. Poi abbiamo carica anime, che per chi non la conoscesse è una carta che mi permette di rievocare quanti mostri voglio dal mio cimitero, però dovrò pagare 1000 life points per ogni carta. Poi abbiamo addirittura Kaivaman, che va insieme alla prima combo, ovvero quella di mandare al cimitero un occhi blu, un pietra bianca della leggenda, prendere un occhi blu in mano, dopodiché evocando Kaivaman e mandandolo al cimitero per il suo effetto, potrà evocare specialmente un drago bianco occhi blu dalla mia mano. E infine abbiamo la cosa migliore, la fanciulla con gli occhi di blu. Quando questa carta viene attaccata, posso spostare o attacca o viene attaccata, mi pare. Secondo il controllo. Ecco, quando questa carta viene scelta come bersaglio di un attacco, posso cambiare la sua posizione, quindi da difesa a attacco o da attacco a difesa, annullare l'attacco ed evocare un drago bianco occhio blu dalla mia mano, deck o cimitero. E non è tutto, perché, signore e signori, quando questa carta scoperta viene scelta come bersaglio di un effetto, posso annullare l'effetto, mi pare. Secondo solo. Non annulla l'effetto purtroppo, però evochi comunque un drago bianco occhi blu. Poi abbiamo le due combo più semplici. Abbiamo in campo Radius, scusatemi, ho messo la mano in mezzo. Come nostro avversario giocherà un mostro Xyz, noi potremo evocare specialmente Parasect, il drago interstellare. E per l'effetto Radius, quando ho un mostro di livello 8 sul mio terreno. No, scusami, ho sbagliato un attimo. Cioè, quando il mio avversario è un mostro Xyz, Radius divento livello 8. E specialmente posso evocare Parasect perché posso evocarlo specialmente se è un mostro di livello 8 sul mio terreno. Poi abbiamo una combo ancora più semplice. Drago Albero Mitico. Lo posso po poi per l'effetto evoco specialmente. Drago Acqua Mitico, dato che è un mostro terra, posso evocarlo specialmente dalla mia mano. Per l'effetto di Drago Albero Mitico, diventa un livello 8 e faccio l'Xyz. Ora, quali sono gli Xyz più indicati? Allora, se state in una fase in cui il vostro avversario ha un mostro molto forte, ovviamente il Neo Drago Fotonico Occhi Galattici con i suoi ben 4500 punti di attacco. Visto che l'effetto nel mio deck, in questo caso perché non ho occhi fotonici, non può essere utilizzato. Invece, se dovete cercare di finire il duello prima possibile, lui è perfetto perché scartando un materiale Xyz, durante la damage step, ovvero durante il calcolo dei danni,
guadagnerà ben 200, se non ricordo male. Sì, ben 200 punti d'attacco per ogni rango di Monster Xyz sul terreno. E già di suo guadagna ben 1600 punti. Poi abbiamo Drago Leviatano, che vi ho già spiegato, utilizzerete solo in casi estremi. Poi abbiamo Drago Tuono Finale, ben 2 per, perché è veramente devastante. Infatti ve lo lascio leggere pure a voi se non ci credete, perché è mostruoso. È difficile da evocare perché per forza ha due draghi bianchi e occhi blu dovreste usare, però una volta per turno, staccando un materiale Xyz, distruggiamo tutti gli altri mostri sul terreno. Poi il numero 87, ovvero Regina della Notte, perché ci stanno due effetti che potremmo usare. Una che ci permette di distruggere. Aspetta. No, che ci permette di azzerare praticamente una carta coperta il nostro avversario. Infatti, finché questa carta resta sul terreno, attaccando materiale Xyz, il primo effetto, fra i tre che ci propone, dice che possiamo scegliere una carta posizionata del nostro avversario e quella carta non potrà essere attivata finché il numero 87 resterà sul terreno. Poi possiamo usare anche il terzo, ovvero di far guadagnare 300 punti attacco a un mostro sul terreno. Alla fine niente di potentissimo, ma è una bella chicca. Poi questo è veramente mostruoso. Non so se è bandito, ma non mi pare di aver letto. Comunque, una volta per turno, quando non ho carte nella mia zona magia o trappole, posso staccare un materiale Xyz da questa carta e mettere un segnalino destino su questa carta. Non posso effettuare la battle phase nel turno in cui si attiva l'effetto, e questo è un punto negativo, ma è meraviglioso questo. Quando su questa carta ci sono tre segnalini di destino, vinci il duello. E non c'è altro da aggiungere. Poi abbiamo due draghi argento occhi azzurri che servono con la sincro evocazione. Utilizzando un drago bianco occhi blu, per l'effetto potremo rievocare una. Possiamo rievocarlo. E inoltre, nel turno in cui viene evocato, i mostri drago non possono essere scelti nei bersagli o distrutti dagli effetti delle carte. Perfetto. Le altre tre carte. Abbiamo il drago occhi blu finale, che serve solo un po', diciamo così, perché fa figo avere un mostro fusione di 4500 livello 12. Poi vabbè, lui per evocare tutti questi mostri che vi ho fatto vedere. E lui per l'effetto di una carta magia che non vi ho fatto vedere perché non è fortissima. Dunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Qua da Phoenix è tutto. Ciao!